Buongiorno a tutti e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri video. Ebbene bene, è un po' che non parliamo, in realtà è veramente tanto che non faccio qualche video su Monster Hunter. Ebbene, finalmente dopo lo State of Play di PlayStation e l'aggiunta di Iceborne sullo store con il preordine, e non solo sullo store di PlayStation ma anche in altri store, si sa finalmente il prezzo di uscita di Monster Hunter World Iceborne, cioè la sua espansione, che vi ricordo uscirà il 6 di settembre. Bene, il titolo costerà 39,99 dollari, che plausibilmente in euro saranno sulla quarantina, secondo me anche di più, e si potrà invece avere la Digital Deluxe con 10 dollari in più, quindi plausibilmente noi saranno 11-12 euro in più del normale. Ma che cosa va ad aggiungere Iceborne e soprattutto che cosa dà la Digital Deluxe? Bene, a quanto rivelato durante lo State of Play di PlayStation, Iceborne aggiungerà praticamente un mondo totalmente nuovo a Monster Hunter, quindi non è soltanto un'espansione, ma è proprio un gioco in sé. È comunque un'espansione, bisogna avere Monster Hunter World base per poter poi usufruire di Iceborne, ma Iceborne stessa rivaleggia come quantità di contenuti con il gioco originale. Quindi Capcom sta cercando non di far uscire un nuovo titolo, ma di aggiungere con queste espansioni un nuovo mondo, un po' come succede in World of Warcraft. Ogni volta che c'è una grande espansione si aggiunge un qualcosa che rivaleggia col titolo principale. Chiaramente World of Warcraft si parla di oramai espansioni enormi con un pre, quindi un gioco prima ancora più grosso, ma Monster Hunter invece si sta iniziando a creare questa nomea e Capcom sta cercando di creare questo mondo a sé, nuovo e migliorato. Ovviamente andranno ad aggiungersi parecchi contenuti che sono stati anche rivelati durante la live e la presentazione di Iceborne, ma non si sapeva ancora il prezzo, invece è stato finalmente annunciato. Ovviamente nella Digital Deluxe ci saranno delle cose in più che adesso vi vado ad elencare, e poi in realtà sta a voi decidere se pagare più o meno la Digital Deluxe o la copia base. Vi ricordo, ripeto ancora una volta, che uscirà il 6 settembre e bisognerà comunque avere Monster Hunter World come gioco, perché questa è comunque considerata un'espansione. La Deluxe Edition ovviamente vi dà Iceborne, quindi l'espansione, il kit deluxe di Iceborne, un'armatura Silver Knight, 3 gesti, 2 set di adesivi, una spray per il viso, una conciatura e un set di decorazioni. Inoltre vi darà un avatar speciale che si chiama Monster Icon Pack. Oltre a questi contenuti, chi preordina ovviamente Iceborne verrà omaggiato di un set di armature chiamate Yukumo, che però ricordatevi, tutti i set di armature che voi andate a prendere sono solo ed esclusivamente cosmetici, quindi non vi forniscono alcun vantaggio in gioco. Bene, questo è tutto, in realtà è una buona cosa, non costa quanto un gioco, sicuramente troveremo le chiavi per chi gioca da PC, in questo caso ha parecchio meno, e quindi potremo andarlo ad acquistare e aspettare il 6 settembre per poterci finalmente rigiocare, sperando che poi tutto quello che andranno ad inserire sarà veramente un ampliamento enorme del gioco e si potrà tornare a giocare per mesi e mesi uccidendo nuovi mostri. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.